ho provato a raccogliere il cortese invito del Vescovo Matteo e immagino di tutta la comunità bolognese per suo tramite a questo intervento. Noi familiari delle vittime del disastro alla centrale di Bargi, da quasi un mese ormai, ci troviamo a vivere situazioni che nessuno aveva previsto e che molti di noi non avevano mai sperimentato sulla propria pelle. Abbiamo nella mente tante domande a cui non troviamo risposta. La morte dei nostri cari ci ha anche messi di fronte a questioni inattese. Alcune di esse esigono decisioni certe, precise, rapide. Ed è proprio quello che fatichiamo a dare in questi giorni. Vorremmo più tempo per riflettere, per interiorizzare e anche per ricordare nel dialogo oppure in silenzio. Ma spesso questo tempo non c'è. Anche le parole escono con fatica, persino quando sono gli amici a chiederci di dire qualcosa. Quanti siamo presenti qui come familiari, abbiamo perduto fratelli, sposi, papà, figli, amici. Cerco di interpretare in qualche modo il sentire dei familiari di tutte le 7 vittime dell'incidente. Vorrei esprimere solo alcune cose. Un grazie anzitutto alle tantissime persone che nei giorni del disastro si sono impegnate senza interruzione nei soccorsi alle persone ferite o disperse e anche nell'assistenza a noi familiari mentre attendevamo notizie. Un pensiero colmo di riconoscenza a tutti quelli che si sono fatti vicini a noi familiari. La premura, la partecipazione, l'affetto con cui ci si sono stretti attorno stanno rendendo un po' meno duro lo sforzo di far fronte all'accaduto. Ne siamo stati confortati. In questo modo ci viene data anche fiducia, soprattutto da parte di quanti ci stanno dimostrando nei fatti la ferma intenzione di non lasciare sole le nostre famiglie. Infine, questo ringraziamento è rivolto alla città di Bologna, all'Arcidiocesi di Bologna, a tutte le comunità del territorio bolognese, per l'omaggio che tutti voi qui presenti state rendendo in questa occasione ai nostri cari. Non vogliamo dimenticare nemmeno quanti attualmente sono impegnati a far luce su ciò che è successo e quelli che si sono attivati per assistere le nostre famiglie nelle difficoltà inattese che si sono presentate, sia pratiche, materiali, sia difficoltà più personali, interiori. Vorrei anche rivolgere il pensiero a quelli fra i superstiti che tuttora recuperano con fatica la propria salute e quelli che ancora stanno lottando per la vita, non dimentichiamo nemmeno loro. Questi sono giorni di festa per la comunità bolognese e questo in particolare è il momento della benedizione per tutta la città. Anche noi, a nostro modo, qui vogliamo dire bene di questa comunità civile ed ecclesiale che con il suo ricordo, il suo impegno e con questo invito ci esprime la sua vicinanza e la sua solidarietà. Grazie.